Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, quest'oggi con questo video vi voglio parlare di un altro calciatore che purtroppo l'anno prossimo non giocherà più in Serie A. Sto ovviamente parlando di Andrea Barzagli. Barzagli è un giocatore di 38 anni e a mio modo di vedere poteva, insomma, magari non nella Juve, ma giocare un altro annetto, forse anche due. Perché appunto il suo carisma, la sua esperienza, la sua personalità, diciamo, anche in squadre di, non per forza in Italia, ma anche in squadre di medio-bassa classifica, avrebbe potuto influire tantissimo, perché ad avercelo un giocatore come Barzagli, però ovviamente è stata una scelta sua e va rispettata. Barzagli quest'anno, un po' in più degli altri anni, ha giocato molto molto meno perché diciamo quest'anno ha avuto problemi fisici e problemi muscolari che lo hanno inevitabilmente hanno influito il suo numero di presenze. Ovviamente nella Juve non partiva a titolare perché quest'anno quando si è vista la difesa a 4 Allegri ha sempre preferito Bonucci e Chiellini. Quando per assetto tattico la Juve quando partiva da quattro difensori poi diventava a tre dietro, scalava sempre un centrocampista. Difficilmente quest'anno la Juve ha giocato con tre difensori, ecco. Però Barzagli è sempre, quando era disponibile, ha sempre risposto presente ed era sempre utilissimo alla causa. Barzagli che appunto negli anni scorsi, una su tutti, diciamo, la Juve di Antonio Conte, con la difesa al 3, diciamo, ha formato un trio di difesa, Barzagli, Bonucci, Chiellini, o per meglio dire la famosa BBC arretrata, una sorta di muraglia insuperabile, perché ricordo che io da tifoso del Napoli ammiravo la difesa della Juve, perché cioè, si è sempre detto che in Italia vince chi ha la miglior difesa e la Juve anche quest'anno, ma soprattutto gli anni scorsi, ha dimostrato di adottare un assetto difensivo tale da subire pochi gol. E quindi io ho sempre ammirato questa cosa, perché io sono a favore del bel gioco, sempre. Però fondamentalmente o vinci 5-0 o vinci 1-0, alla fine i 3 punti sempre ti vengono assegnati in classifica, però questi sono discorsi che lasceranno il tempo che trovano. La BBC Barzagli Bonucci Chiellini era qualcosa di straordinario, non solo per la Juve, non solo per, ma soprattutto per la nazionale italiana, che ricordo nel 2014 affrontò un europeo sempre con Conte. Non erro, sì, e battemmo il Belgio e venimmo eliminati solo ai rigori dalla Germania, però complice, diciamo, i rigori sbagliati da Pelé e da Zaza. Veramente, tornando una volta alla difesa, quella lì era una difesa insormontabile, una muraglia impenetrabile, perché non solo per le figure che erano i difensori che sono quei tre, però erano per esperienza, diciamo, anche per conoscenze, perché ovviamente giocando nella Juve, tutti e tre sempre nello stesso ruolo, diciamo, gli eventuali errori di uno venivano tamponati dall'altro, e quindi era una cosa di feeling, di conoscenza, e lo adottavano non solo nella Juve, ma anche in nazionale. E quindi è questo che ha fatto diventare la BBC un qualcosa di encomiabile quasi. Quindi l'anno prossimo non avremo più Barzagli perché si ritirerà e sarà una brutta perdita anche per la Juve, perché anche se quest'anno ha giocato di meno, è un giocatore da spogliatoio, perché ha carisma, personalità. E quindi sarà un qualcosa che penalizzerà in parte la Juve l'anno prossimo. Ragazzi, io con questo video vi saluto e voglio omaggiare Andrea Barzagli. E ci vediamo al prossimo video.